Bene ragazzi, ciao a tutti e bentornati sul canale di Saturn 5 per un nuovo aggiornamento riguardante il giallo di Concordia. Dopo la famosa Alfa Mito bianca che è stata ripresa da alcune telecamere di sorveglianza nei pressi di Vallalta, inseguire per un tratto di strada la Ford Fiesta di Alice e poi successivamente a un incrocio svoltare a sinistra mentre la Ford di Alice proseguiva diritto, è stato poi appurato che il conducente, in un primo tempo sospettato per avere a che fare qualcosa con la vicenda, in realtà era un residente della zona che si stava recando al lavoro presso una fabbrica della zona. Ma la novità dell'ultima ora è che un paio di minuti prima della Alfa Mito bianca è stata rilevata, sempre dalle videocamere di sorveglianza, una seconda autovettura inseguire per un tratto di strada la Fiesta di Alice. E indovinate un po' di che macchina si tratta? Guarda caso di un'altra Alfa Mito. È proprio vero che questo delitto è pieno di misteri e di stranissime coincidenze. Non è dato sapere purtroppo il punto preciso in cui questa seconda Mito ha iniziato a seguire la Fiesta di Alice e nemmeno il punto finale. Noi sappiamo che le telecamere di videosorveglianza sono in postazione fissa, per cui rilevano il passaggio delle macchine soltanto con un determinato angolo di campo. Ora sorge spontanea la stessa domanda che ci ponevamo all'inizio quando è spuntata la Alfa Mito bianca, la prima, e ci si chiede se il conducente di questa seconda Mito di nuovo ha a che fare in qualche modo con il delitto oppure no. Quindi si sta cercando di indagare proprio in questa direzione. Purtroppo, come accennavamo già nei video precedenti, le telecamere di videosorveglianza hanno una risoluzione piuttosto bassa, in più di notte, poi fino a una certa ora pioveva pure, quindi non sono in grado di identificare il o i conducenti delle macchine e nemmeno le targhe, tanto è vero che la targa della Ford Fiesta di Alice, come dicevamo precedentemente, è stata riconosciuta e leggibile grazie all'illuminazione appunto dei fari della prima Alfa Mito bianca. Uno degli interrogativi che maggiormente mi sto ponendo in questi ultimi giorni è in che modo l'assassino si è allontanato dalla scena del crimine, quindi dalla Ford Fiesta di Alice carbonizzata, il famoso luogo fra i due laghetti in prossimità di Fossa di Concordia. Beh, i casi sono: si è allontanato a piedi, quindi ha dovuto percorrere per forza un tratto di strada sterrata, poi sicuramente dei pezzi di strada asfaltata, ma se è stato così accorto e previdente di cancellare tutte le tracce del delitto grazie appunto all'incendio, sarà stato altrettanto previdente nel evitare tutti i campi di ripresa delle varie telecamere di sorveglianza della zona. Seconda ipotesi, è fuggito a bordo di qualche macchina, il che presuppone la presenza di un complice, di qualcuno che è venuto a prenderlo con un'altra macchina proprio dalla scena del crimine o poco distante dalla scena del crimine. Ed è proprio per questa ragione che è fondamentale analizzare con la massima attenzione tutte le macchine, allontanarsi dalla zona di Fossa di Concordia un po' in tutte le direzioni dalle 5 di mattina del famoso venerdì 18 novembre, ma con particolare attenzione, a mio avviso, le macchine in direzione Poggio Rusco. Per quale motivo Poggio Rusco, quel famoso paesino di cui accennavamo già nei precedenti vlog, di circa 6.300 abitanti in provincia di Mantova? Sostanzialmente per tre motivi. Il primo, che Poggio Rusco è stata la terza nonché ultima destinazione impostata sul telefono di Alice. Il secondo motivo è perché proprio in prossimità di Poggio Rusco abita il fratello di Mohamed Galul, che tra l'altro ultimamente
ha difeso in maniera molto ferma e convinta il fratello Mohammed, sostenendo che mai e poi mai sarebbe stato in grado Mohammed di compiere un delitto così efferato. E la terza ragione è che a Poggio Rusco esiste una filiale, una succursale della ditta VAM, che era appunto la fabbrica presso la quale lavorava Alice. Tanti di voi nei commenti, a mio parere giustamente, hanno suggerito di concentrare le ricerche e le indagini sul giro di conoscenze di Alice all'interno dell'azienda. Nel frattempo è anche sotto analisi quella tanica buttata per terra, vuota, senza tappo, trovata in prossimità della Ford Fiesta di Alice carbonizzata sulla, vicino alla scena del crimine. Il proprietario della roulotte posizionata a poche decine di metri sostiene che precedentemente quella tanica era piena di olio esausto, verosimilmente quell'olio esausto è stato utilizzato come accelerante per l'incendio. Si cercano tracce, eventualmente impronte digitali oppure tracce di DNA, ma anche qui mi viene da pensare personalmente che se l'assassino è stato così attento, accorto e previdente di cancellare ogni traccia attraverso l'incendio, probabilmente non avrà toccato a mani nude anche quella tanica, avrà usato dei guanti o comunque magari anche dei pezzi di vestiti della povera Alice. La data per l'udienza del Galul, fissata per il 24 di gennaio, cioè domani, è stata rinviata al 3 di febbraio proprio su richiesta dell'avvocato Ghini, che sostiene che ha bisogno di qualche giorno in più per leggersi tutti i faldoni degli atti e soprattutto osservare con attenzione ore di registrazione di filmati delle telecamere di sorveglianza della zona, che ammontano circa a una sessantina. Bene ragazzi, come di consueto iscrivetevi al canale qualora non aveste ancora fatto l'iscrizione, attivando anche la campanella per non perdervi tutti i prossimi aggiornamenti. Seguiremo nei dettagli lo sviluppo di questa vicenda. Come sempre i commenti sono graditissimi, ragazzi. Al prossimo aggiornamento. Ciao!